Dursi. L'obiettivo è quanto mai caldo. Per l'attacco Eugenio Dursi è in cima alla lista dei desiderata di Gaetano Auteri. Con il tecnico siciliano il classe 95 ha offerto il meglio di sé. 10 gol lo scorso anno a Bari, 16 Coppa Italia compresa a Catanzaro nella stagione 2018-2019. Esterno d'attacco puro, Dursi predilige la fascia sinistra per rientrare col destro. Questo è il gol capolavoro realizzato nei playoff col Foggia. Giocatore ambito da tante squadre. Il suo agente è Giovanni Delle Vedove, ex centrocampista dei piedi buoni, con trascorsi in C1 a Giulianova dal 98 al 2000. Era Alessandro Quartiglia. La trattativa è ben impostata. Dursi è di proprietà del Napoli, che lo girerebbe in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del Delfino in B. C'è solo da colmare una distanza, a dire il vero, non insormontabile tra richiesta di ingaggio ed offerta. Parti al lavoro da giorni. Sarebbe un vero e proprio colpo per la categoria. A tratteggiare le caratteristiche Gianluca Colonnello, che ha allenato Dursi a Bari per circa 2 mesi, insieme con Massimo Carrera. È un giocatore che sposta gli equilibri in Serie C? Ma è un ragazzo, ha un ottimo rapporto, è un ragazzo splendido, ha delle qualità, è molto istintivo. Secondo me nemmeno lui sa a oggi quanto è forte. Se se ne rende conto, secondo me può fare veramente il salto di qualità che gli può permettere di salire anche di categoria, però attualmente è molto istintivo. Noi lo mettevamo 4-3-3, lo mettevamo a piedi invertito, perché sì, esterno alto a sinistra. Lui rientrava spesso di destro, c'è un buon tiro preciso a giro, diciamo, ha fatto qualche tiro come alla Del Piero, rientrava di destra e la metteva sotto il 7 dall'altra parte. Però è un buonissimo giocatore per la Lega Pro. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Ho giocato quasi 5 anni a Lecce, quindi ho fatto tutti i derby. Ho scoperto veramente una città passionale, persone veramente delle brave persone. Dopo io conoscevo Antonelli Pedico, che era il direttore generale, l'avevo avuto a Siena, Gianni Picaro, il team manager, ma gli stessi dottori, fisioterapisti, un ambiente veramente, lo stesso presidente Luigi De Laurentiis, con cui aveva un ottimo rapporto, ci sentiamo sempre. Mi è dispiaciuto come è andata a finire, perché la società da Serie A ha investito tantissimo. Certo. Ti sentivi in Serie A, mancava solo il pubblico, però a livello di ambiente è stato veramente eccezionale. Ho lasciato degli ottimi amici.